Ok, allora adesso vi faccio vedere il funzionamento del nostro Power Tic Tac, che effettivamente carica la batteria del cellulare, ve lo farò vedere direttamente. Allora, ho voluto costruire questo Power Tic Tac perché appena finite le ferie ho visto che sulle bancarelle dei WooCompra c'erano sti power bank, che da sapere che cazzo, io non lo sapevo cos'erano. In pratica erano delle piccole banche di energia per i cellulari, non so, io quando stai giocando, quando hai un gioco che ti succhia tutta la batteria o qualcosa del genere, o quando sei allo scadere della batteria, ti attacchi il tuo cavetto USB e in pratica hai la sopravvivenza del tuo cellulare a portata di mano. E allora me lo sono voluto costruire anch'io con una scatola di Tic Tac. Ok, come funziona? Allora, attacchiamo il cavo USB. E attacchiamo il cellulare. Ok, accendiamo l'interruttore. E come vedete, sta caricando. È in carica. Come vedete sullo sfondo ci sono i miei due capolavori, i miei due gemellini. Ne vado molto fiero. Ok, come vedete la carica funziona. Allora, io ho provato a lasciare attaccato il nostro Power Tic Tac per un po' di tempo per una mezz'oretta, diciamo, e la batteria quasi esaurita andava a 35-40% più o meno, da quasi a zero a 35-40%, quindi è un buon sistema per salvare lo scarico completo della batteria del nostro cellulare. Infatti, al giorno d'oggi questi smartphone con tutte le applicazioni che hanno, la batteria ha una durata di un giorno e mezzo al massimo, quindi può servire, può venire buono. Tenerlo con sé in un marsupio, in una borsetta, fa sempre comodo. Ok.